Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Talvolta preso dall'interesse per la storia del paziente, per andare subito sul problema andrologico, magari accelero un pochettino quello che è il quadro anamnestico, un po' veloce, magari non mi soffermo su alcuni dettagli. Ad esempio, banalmente, il motivo di questo video, sempre di pochi minuti per non annoiarvi, come farmaci, gastroprotettori, inibitori della pompa protonica e facciamo un nome senza colpire chiaramente i protettori, l'omeprazolo, potrebbero avere delle ripercussioni addirittura sul quadro ormonale. Ebbene sì, come in uno dei miei ultimi articoli scritti sul quotidiano today.it o giornale online, e si è visto come metaboliti dell'omeprazolo, che è metabolizzato essenzialmente dal fegato ma anche dal rene, possono interferire con l'attività di alcuni citocromi P450. E si è visto come la persona che non abbia una buona efficienza renale, quindi sia in un quadro anche lieve di insufficienza renale, tale farmaco può accelerare il problema. Quindi è controindicato l'utilizzo in chi ha problemi di funzione renale e questa condizione che si viene a creare di alterazione dell'attività di alcune forme di citocromo può aumentare, per motivi adesso lunghi da spiegare, i livelli di prolattina. Quindi ecco che un quadro di iperprolattinemia, ormone che nomino abbastanza spesso nei miei video insieme agli altri ormoni tipici dell'assetto andrologico, potrebbe derivare banalmente da una persona affetta da una lieve insufficienza renale che sta utilizzando l'omeprazolo. Quindi vediamo come tutto poi si incastra e come non sempre magari prolattina alta, Dostinex e terapia, la prolattina si abbassa senza andare a cercare la causa. Forse in questo caso il cambiare il gastroprotettore potrebbe portare immediatamente a un calo della prolattina senza dover inserire un ulteriore farmaco nel già percorso farmacologico del paziente. Bene, piccoli spunti, sempre piccole pillole, chiamiamole di salute o di non salute che cerchiamo di non avere. Cerchiamo quindi di non avere la non salute, di stare sempre in buona forma, quindi stiamo attenti anche all'assunzione di farmaci e seguiamo sempre quelli che possono essere degli effetti collaterali inimmaginati, inaspettabili, talvolta non sempre conosciuti, ma aggiornandoci quotidianamente possiamo raggiungere l'obiettivo. Con questo vi saluto, vi auguro a tutti una buona giornata e ci vediamo al prossimo video. Solitamente sto programmando i video per dare un po' una tempistica, una frequenza abbastanza seguibile. Il mercoledì e la domenica sono i giorni che ho scelto per pubblicare ultimamente i video su YouTube e sugli altri social. Con questo vi saluto, auguro a tutti una buona giornata e ci vediamo nel prossimo video.